Intanto Valentina, ti volevo mostrare grande Alfred, è uno arrivato. Spunto importante, sì, che ci arriverà probabilmente anche per un servizio che abbiamo preparato, arriva attraverso le parole di Niccolò Barella, il quale ha identificato come suo idolo Dejan Stankovic. Ha detto che è il giocatore al quale si ispira di più, da piccolo adoravo la sua grinta, ricordo ancora un suo grandissimo gol da centrocampo. Noi sappiamo bene come l'Inter sia in vantaggio per Barella, lo stiamo raccontando, sì, praticamente da agosto scorso, quando ci fu quell'incontro a Monte Carlo tra il suo procuratore e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. Ci sono stati poi gli interessamenti anche da parte di altre società nel corso di questa finestra di gennaio. Abbiamo comunque sempre mantenuto il vantaggio dell'Inter come un assunto inderogabile ed indispensabile quando si parla di Niccolò Barella. Ora arrivano anche queste dichiarazioni che lasciano comunque intendere come diciamo l'universo nerazzurro non passi inosservato agli occhi dello stesso Barella, e ovviamente questo è sicuramente importante in ottica ovviamente. No, hai fatto bene Giallo, ieri così Barella contro, sì, contro l'Empoli, chissà magari anche distratto da queste voci di mercato. Ti chiedono anche, Alfredo, di un nome che è stato, insomma, è uscito fuori nelle ultime ore per quanto riguarda il centrocampo della Fiorentina, non trova spazio all'Inter. Ti chiedono Gagliardini a Firenze, si può? Ma la Fiorentina ha avuto dei contatti confermati, il profilo piace molto, la formula non piace molto all'Inter, il prestito con diritto di riscatto, perché chiaramente man mano che il tempo passa rispetto all'onerosa operazione che l'Inter ha fatto per portarla dall'Atalanta in nerazzurro, devi farlo giocare e non devi fare un bagno, quindi è un profilo che teniamo lì nel questo valzer di centrocampisti, perché se il Cagliari continua a prendere centrocampisti uno dietro l'altro, Oliva l'ultimo, significa che comunque anche Oliva hanno, sì, nazionale in mano, quindi significa che poi sono tutte caratteristiche simili a quelle di Barella, significa che dobbiamo stare allertati Allan, Barella. Intanto Alfredo, a proposito di questo, ti segnalo, avevamo detto la scorsa settimana, se non sbaglio, che c'era un summit in corso in sede al Boca Juniors con un agente italiano del centrocampista campusano del nazionale, anche in questo caso ha firmato ufficialmente, lo stesso ruolo di Nathan Hernandez, questo quindi lascia intendere che ci siano delle possibilità anche per un trasferimento del giocatore, ovviamente in Italia sponda Cagliari, al di là delle altre possibilità che gli si apriranno, non è una pista chiusa, diciamo. Poi con le notizie sul futuro di Allan, ma prima il rinnovo di Cardi è una cosa che, anche visto le ultime dichiarazioni di Vanda, sono dichiarazioni che vanno verso la distensione di una cosa che vogliono fare tutti, e questa cosa qui la faranno. Ti do un aggiornamento su Herrera, perché insomma nel giro dei parametri zero, Herrera è un profilo che piace all'Inter. L'offerta è importante, avevamo parlato qualche giorno fa di un'offerta spagnola, l'Atletico Madrid ha fatto un'offerta molto importante a Herrera, che ricordiamolo, malgrado i tentativi del Porto, non sta rinnovando con il Porto. Lui ha memorizzato questa offerta dell'Atletico, ricordiamo Héctor Herrera è un grande calciatore, soprattutto in scadenza sarebbe una grande occasione, ha delle proposte anche da Londra, lui vuole aspettare però una situazione italiana, possibilmente l'Inter, quindi ha memorizzato questa offerta dell'Atletico. Ti parlerò di Allan e ti parlerò di questo patto di ferro fortissimo tra Genoa e Juve che non comprende soltanto Romero. Allora Alfredo, però mi devi parlare, dimmelo subito, Bologna, Parma, Torino, Barella, Cagliari, un riassunto generale lo facciamo subito, sì, perché poi devo andare ancora dai miei ospiti, vai. Dunque Bologna, e il Bologna aspetta Farias, aspetta Caceres, si sta non rassegnando, ma la Juve se non libera Spinazzola il Bologna andrà su un altro terzino sinistro. Farias ieri non doveva giocare, forse non doveva andare neanche in panchina, è andato in panchina, è entrato, ha fatto gol. Venerdì c'era un accordo tra Giulini e Fenucci che Farias vorrebbe fosse rispettato, perché lui vuole andare al Bologna in cambio di Falcinelli. Caceres credo che si sbloccherà molto presto, comunque molto vicino al Bologna. Poi mi avevi detto Cagliari, a parte il discorso Oliva, che è un centrocampista che arriva per circa 4 milioni e 8 di euro, alle stesse caratteristiche di Barella, e Hernandez è sempre nel giro, dobbiamo sempre stare attenti alla posizione di Barella fin quando siamo in questa situazione di mercato aperto. Il Parma aspetta di formalizzare il Caduri, se in seconda fila, perché se, perché in questo momento sull'attaccante esterno spagnolo del PSG c'è soprattutto il Torino che farà una missione nei prossimi giorni. Il Frosinone in questo momento, che io sappia, è abbastanza in stand by. Il Chievo sta valutando determinate situazioni per l'attacco, ma ha blindato Giaccherini. L'Atalanta ha resistito a qualsiasi tipo di offerta per Zapata e forse farà un centrocampista oppure un altro esterno offensivo, con Tumminello in uscita. Questo è un po' il riepilogo delle situazioni di Serie A. La Fiorentina su Gagliardini ci crede, ma sulla formula, come abbiamo detto, si devono nuovamente incontrare per capire la fattibilità. Comunque è un profilo che piace. Ha fatto la storia nell'azzurro Stefano Vecchi, la top 11, vediamo se
Sei d'accordo, mister, con il riassunto di Giada Giacalone, anche con l'aiuto della grafica, perché ci sono nomi importanti. Ovviamente adesso si parla tanto di Zaniolo, questo è il palmarès di Stefano Vecchi, dove ha fatto cose straordinarie alla guida della Primavera Nerazzurra, ha allenato, e poi tra poco parleremo anche del Venezia, però proporrei subito la top 11, dove abbiamo inserito Zaniolo, Pinamonti. La cosa che un po' stona è che non ce n'è uno in prima squadra Inter. Ma sono stati... Cioè, venivi pagato dall'Inter, ma lavoravi per la Roma e non lo sapevi. No, abbiamo lavorato per l'Inter e l'Inter ha fatto un sacco di plusvalenze. Radu anche oggi ha fatto una buonissima partita nel Genoa, Gravion sta proponendo nel Pescara, lo vogliono tutti in Serie A, Van Oesden sta giocando 99, sta giocando titolare nello Standard Liegi. Mianga lo Standard Liegi anche lui, poi Zaniolo, Carraro, Spinamonti. Carraro oggi va a Perugia. Ma ce ne sono tanti altri, Bonazzoli, Manai, ne mancano un sacco. Perché vabbè, ma non è, cioè, è la bravura della società Inter che riesce a farli crescere. Ma perché non vanno in prima squadra? Ma vanno in prima squadra, però in questi anni c'è l'esigenza di monetizzare subito, di avere l'uovo oggi e non la gallina domani. Per cui... quest'estate, quando si è proposta, quando è nata la situazione Nainggolan, credo che fosse una situazione perfetta per tutti. Stefano Vecchi, non allenatore ma promoter finanziario? No, beh, io ho fatto il mio lavoro e sono contento poi di vedere Zaniolo che gioca titolare in Serie A, sì, come Roma, tanti però. Altri. Ripeto, l'Inter ha fatto un'operazione che quest'estate sembrava perfetta per tutti. E poi? E poi alla fine è stato bravo anche Di Francesco a credere in Zaniolo. Credevi potesse fare questa carriera Zaniolo? Se la farà, ovviamente. Così presto no, che la potesse fare sicuramente, perché ha delle doti impressionanti. Delle perché doti fuori dalla norma importanti. Zaniolo, tu che l'hai allenato e cresciuto? Perché è già pronto. È già pronto fisicamente, è già pronto tecnicamente. E quando hai quelle doti fisiche, due giocatori su tutti hanno doti fisiche più degli altri e sono i più pronti, sono lui e Pinamonti, che sono infatti i due che giocano più con più costanza in Serie A già da subito, pur essendo dei 19 anni, che poi alla fine serve sicuramente grande qualità e potenzialità tecniche, ma fisicamente devi essere pronto. I nostri ragazzi soprattutto adesso non sempre sono pronti dal punto di vista fisico. Lui è 1,90 per 78 kg, è difficile da spostare. L'altro giorno credo che abbia preso un sacco di scarpate da rincon, ma non l'ha mai... è sempre stato sereno, è riuscito a fare la sua partita, non ha mai reagito, non si è fatto influenzare, ha fatto molto bene.